Ok, 3, 2, 1, go. Ciao ragazzi, sono sempre io, il boss dei monopattini. Oggi vi faccio vedere come fare la modifica allo Xiaomi, ovviamente montando due freni, perché adesso come obbligo ci vogliono due leve, ok? Poi vi ricordo anche di iscrivervi ai seguenti canali, YouTube, ovviamente ormai lo sapete, accendete la campanella se no non vi arrivano le notifiche, iscrivetevi perché tanto non vi costa niente, è gratuito. Quindi se non avete niente da fare, cliccate e vi iscrivete, quindi non c'è trucco e non c'è inganno. Poi iscrivetevi anche a Mondo Elettrico Italia di Facebook, che ne vedrete sempre delle belle. Ok, sono sempre io il boss dei monopattini. Ora aggiungiamo il secondo freno sul monopattino Xiaomi Pro 2, bella lì, a norma di legge, e poi ci metteremo anche le frecce, bella lì. Allora, innanzitutto che cavolo mi serve? Io ho recuperato questa leva che è uguale praticamente, io gliela monterò al contrario perché questa è sinistra, ma chi se ne fotte? Io ce la monto di qua. E tanto va bene lo stesso per frenare. Ok, bene. Adesso mi occorre brugole e basta. Mi metto da questo lato. Insomma, vabbè, non so cosa si riprenderà, ma chi se ne frega. Togliamo la manopola. Io ovviamente ho messo questa qua con le brugole. L'ho adattata io, quindi la sfilo. L'ho strato un po' troppo. Ok, questo è fatto. Vediamo se ci entra di qua. Bene, ci entra. Sì. Guardate. Beh, dai. È facile, dai. Porca miseria. Porca miseria. Porca miseria. Sì, dai, è un pelo più lungo, ma neanche, dai. Sì, perfetta. Tac, tac. Bene. Adesso la vado a regolare. E poi andiamo a stringere. Quando stringete, non stringete troppo perché sennò spaccate sta cosa, eh. Questa è alluminio di cartone. Ci vado a inserire la manopola. Voilà, stringiamo pure la manopola con la chiave tattica. Più tattica di così si muore. Speriamo di non annoiarvi, con le mie modifiche, invenzioni strane. Vediamo. Sì, dai, si muove un po', ma chi se ne frega. Bene, poi adesso non faccio altro che togliere il filo da qua e io lo passo di qua. Almeno qua avrete solo elettrico e qua avrete solo meccanico. Basta, il gioco è fatto. Allora, io con la sinistra però, guardate, tenete premuto qua, lo sfilate, guardate. Vedete? Viene via. Tac! Basta, lo passo di qua. Il gioco è fatto.
e qua mi rimane elettrico, qua mi rimane solo elettrico, vedete? Qua mi rimane solo elettrico, quindi posso scegliere o freno con quello elettrico, o freno con quello meccanico, o freno con tutte e due, basta frenare, ok? E voilà, attacchiamolo di qua, e voilà, il gioco è fatto, questo frena, questo frena, ok, e c'ha due leve, avete visto che è semplice? E voi siete a norma, così siete a norma. Questo è solo meccanico, questo è solo elettrico. Basta, quanto ci ho messo? 10 minuti con la presentazione? Bene, il gioco è fatto. Ovviamente, ripeto, questa qua era al contrario, ma a me non me ne fotte proprio. Quindi, bene, due freni, ho due freni, vedete? Questo è un freno elettrico, questo è meccanico. E siamo in pole position, come diceva il vecchio Guido Nicheli. Bene, ok, avrei potuto mettere anche questa, col campanellino che non va, a me non me ne frega niente, quindi non l'ho messa. Bene ragazzi, questo è tutto per un'altra incredibile avventura e modifica dal boss dei monopattini Xiaomi 2 Pro, doppio freno, ve l'ho fatto vedere in diretta, campanellino. Bene ragazzi, ciao e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, fatelo, se no non vi voglio più bene. Parola del boss dei monopattini, ciao.